Buongiorno a tutti. In questa ultima lezione che dedicheremo alla Divina Commedia ci occupiamo della lettura del canto 34. È l'ultimo canto dell'Inferno e anche questa volta, come nelle lezioni precedenti, dedicheremo una prima parte all'introduzione e alla lettura di alcuni versi per poi concludere con una seconda lezione. Nel canto 34esimo dell'Inferno viene descritto l'arrivo di Dante e Virgilio alla fine del nono cerchio. Quindi il canto 34 di solito lo si divide in due parti, che peraltro sono anche simili tra loro per numero di versi. Nella prima parte del canto, che vedremo oggi, c'è la descrizione della quarta zona del fiume Cocito, chiamata Giudecca, laddove sono puniti i traditori dei benefattori. E poi, sempre in questa prima parte del canto, troviamo la visione di Lucifero da parte di Dante e Virgilio. Mentre invece la seconda parte del canto contiene il racconto dell'uscita dei due poeti dalla voragine infernale, appesi sul corpo di Lucifero, diciamo, e in questa seconda parte Dante ci parla anche del mito che avrebbe dato origine, no? All'origine appunto dell'inferno, che avrebbe dato origine alla voragine infernale, quindi Lucifero che venne precipitato dall'Empireo che cadde nell'emisfero australe e andò a conficcarsi al centro della Terra, poi la Terra si ritrasse per paura. Allora, ecco, Lucifero è conficcato al centro della Terra, per cui nell'emisfero australe, che al tempo di Dante si presumeva fosse l'emisfero dell'acqua, nell'emisfero australe c'è la parte inferiore, diciamo, di Lucifero, che invece è con la parte superiore nell'emisfero nostro, nell'emisfero boreale. Quindi i due poeti scendono lungo il corpo poi di Lucifero, come vedremo meglio la prossima volta, a un certo punto, arrivati più o meno alle anche di Lucifero, sono costretti a capovolgere la loro posizione, a capovolgersi, certo perché prima scendevano, arrivate alle anche, devono in qualche modo risalire lungo la natural burella in tutto l'emisfero delle acque, l'emisfero australe, per poi attraverso un pertugio uscire sulla spiaggia a rivedere le stelle. Si troveranno esattamente di fronte alla montagna del paradiso terrestre, del purgatorio sulla sommità della quale c'è il paradiso terrestre. Quindi c'è tutta una geografia anche descritta in modo molto preciso che dobbiamo tenere presente per seguire i due poeti nel loro viaggio. Allora, vediamo quali erano i dannati puniti nella quarta zona. Dunque, se noi riprendiamo qui lo schema dell'inferno, vediamo come nel nono cerchio, che come ormai sappiamo raggruppa tutti i traditori, peggiori fra i dannati, c'è un'ulteriore graduatoria, diciamo, no? Di gravità, e la quarta zona giudecca vede i traditori dei benefattori. Allora, facciamo prima una considerazione generale e poi precisiamo meglio cosa si intende con traditori dei benefattori. La considerazione generale è che questi dannati sono gli unici con cui Dante assolutamente non interagisce. Va bene? In modo del tutto insolito, in questo canto Dante non incontra nessuna anima, non si ferma a parlare con nessuno, né potrebbe farlo. Perché? Perché le anime dei traditori, dei benefattori, sono immerse completamente nel ghiaccio del lago ghiacciato di Cocito, in cui è immerso anche Lucifero, in questo enorme lago ghiacciato.
Dal momento che queste anime compaiono immobilizzate per sempre, no? Nel ghiaccio in varie posizioni, ce ne sono alcune in piedi, alcune capovolte, altre curvate con il viso verso i piedi a forma di arco, in ogni caso sono tutte cristallizzate veramente nel ghiaccio. Come festuca in vetro, dice Dante, come una pagliuzza nel vetro. Quindi gli appaiono immobili, lui le può vedere in qualche modo, e anche questo pone tutta una serie di questioni, no? Sulla materialità, sulla fisicità di queste anime che lui può vedere nel ghiaccio, e questioni anche abbastanza complesse che non è qui il caso ovviamente di riprendere. Comunque, lui le può vedere, ma come tutti capite, non può in nessun modo interagire con le anime dei traditori, dei benefattori, tant'è vero che non ne riconosce nessuna e di nessuna ci viene fatto il nome. Invece, tre di queste anime, tre traditori particolari dei benefattori, non sono punite come tutti gli altri immobilizzate nel ghiaccio, ma sono punite direttamente dalla bocca di Lucifero, meglio dalle bocche, perché Lucifero viene immaginato come un mostro enorme, gigantesco, la grandiosità, no? È proprio la caratteristica fisica di Lucifero, che ha una sola testa, ma tre facce. Quindi ha tre volti, parodia evidentemente, no, della Trinità divina, e ognuna di queste tre facce, come vedremo dopo, di colore diverso, è dotata di un paio di ali, quindi sono tre facce e sei ali in pratica. Ognuna di queste tre facce, nella sua bocca, mastica un peccatore. Nella bocca centrale viene masticato Giuda Iscariota, l'apostolo, no? Traditore di Cristo. Giuda viene masticato con la sua testa, diciamo, nella bocca di Lucifero, quindi si vedono sporgere i piedi. Nelle altre due bocche laterali vengono masticati in una Bruto e nell'altra Cassio, quindi i traditori di Cesare. In una posizione un po' diversa perché loro al contrario vengono masticati dalla parte dei piedi, delle gambe, quindi ne sporge il Giuda dei tre ha anche un'ulteriore punizione, per cui è punito in modo più severo perché qualche volta Lucifero con una sua mano gli graffia la schiena. Con i suoi artigli, scorticandolo completamente. Quindi, dice Dante, il dolore per essere masticato alla testa non è nulla in confronto al dolore che Giuda prova perché una volta tanto, non in modo sistematico, Lucifero gli squarta praticamente la schiena. Dei tre dannati, l'unico che sembra avere un minimo di personalità è Bruto. Perché ci viene detto che si contorce ma non fa motto, non si lamenta, sembra quasi imperturbabile. Ora, se voi ricordate che la magnanimità, no, aveva come sua caratteristica principale proprio l'essere imperturbabili, l'imperturbabilità, c'è stato qualche critico che ha messo in rilievo come nella figura di Bruto Dante colga qualche spiraglio di positività, no? Qualche spiraglio di luce minimo. Allora, la questione sarebbe molto complessa, ma io la riassumo in breve. In pratica, Dante si rifà per Bruto a due fonti, una è Cicerone e l'altra è Lucano. Cicerone, come si sa, uomo politico e oratore, no? Vissuto tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo. Ucciso dai sicari di Antonio nel 43 a Formia, e l'altro invece Lucano è un poeta, nipote di Seneca, poeta stoico, vissuto nel primo secolo d.C., ucciso
diciamo, fatto uccidere da Nerone, costretto al suicidio da Nerone nel 65 d.C. nell'ambito della cosiddetta congiura dei Pisoni. Allora, in pratica, Cicerone e Lucano dipingono in modo diverso, la figura di Bruto, e in Bruto gli uomini antichi, prima di Dante, vedevano coesistenti due aspetti. Uno negativo sicuramente, quello del parricida, perché non dimenticate che appunto Cicerone era il padre adottivo di Bruto. Tutti ricordano la celebre frase, no? Tu cuoque brute fili mi, che Cesare Morente avrebbe pronunciato. Dall'altra però, alcune fonti antiche esaltavano in Bruto il difensore della libertà repubblicana, perché avrebbe ucciso appunto Cesare, dittatore, no? Che avrebbe trasformato Roma da repubblica a principato. E in effetti, come si sa, dai vostri ricordi di storia romana dovreste appunto sapere che sebbene formalmente l'impero romano si faccia iniziare con Ottaviano, poi detto Augusto, è indubbio che già dal tempo di Cesare inizia una concentrazione di poteri, di cariche nella figura di un uomo solo. Quindi la morte della Repubblica formalmente sì, avviene con la battaglia di Azio, no? E la sconfitta dei nemici di Ottaviano, però diciamo il meccanismo aveva iniziato a entrare in crisi già al tempo di Cesare sicuramente. Allora, quindi per questo motivo Bruto dei tre ha una sua connotazione assolutamente non positiva, però c'è una piccola luce, no, di magnanimità che traspare da quel rifiutarsi di far motto, di lamentarsi, no? Come se lui appunto scontasse in modo consapevole fino in fondo le conseguenze della propria scelta, della propria azione. Allora, diciamo ancora due parole sui peccatori. Perché proprio questi tre peccatori? Giuda, Bruto e Cassio. Perché Giuda, appunto, traditore di Cristo, Cassio e Bruto, traditori di Cesare, che è come dire, quindi, che vengono puniti proprio i dannati colpevoli di tradimento nei confronti della Chiesa, raffigurata appunto in Cristo, suo fondatore, e dell'impero. Come vi ho detto prima, Giulio Cesare fu di fatto colui che portò lo Stato romano da una repubblica a un principato, quindi a un impero. Le forme di Cesare sono quelle radici, no? Su cui si basa poi l'istituzione dello Stato romano come impero, come dominio di uno solo. Ora, visto che noi sappiamo bene che Dante considerava l'impero e la Chiesa ugualmente importanti, pur nei rispettivi campi, nei rispettivi ambiti, per il bene complessivo dell'uomo, ricordate la teoria politica del De Monarchia, i due soli, no? Uno che mostra la strada del mondo e uno che mostra la strada di Dio. Appunto i due soli, non il sole e la luna, come aveva espresso Papa Gelasio nella sua teoria, no? Ma appunto i due soli. Due autorità che sono assolutamente complementari e che non devono colarsi, contaminarsi tra di loro, proprio perché la Chiesa ha come fine il benessere eterno, il destino eterno dell'uomo, mentre invece l'impero assicura il benessere dell'uomo su questa terra. Però sono i due poteri a cui Dio ha delegato proprio il compito di assicurare quindi la felicità piena dell'uomo. Ecco perché chi ha tradito questi due poteri, nella figura appunto dei loro iniziatori, Cristo e Cesare, è considerato il dannato per eccellenza, no? Il più colpevole che si possa immaginare su questa terra, e non esistono dannati più colpevoli di loro. Per questo motivo, proprio perché hanno attaccato i fondamenti, hanno tradito i fondamenti dell'umanità.
vengono relegati non solo nel punto più basso dell'inferno, ma addirittura più in basso e in modo più disumano vengono puniti rispetto agli stessi traditori dei benefattori, di cui questi tre costituiscono quasi un tristissimo gruppo a parte, potremmo dire, no? Perché gli altri sono fermi immobili nel ghiaccio, con una pena anche lì che annulla completamente ogni loro umanità, perché non possono muoversi per l'eternità, eppure sono coscienti, sono consapevoli. Però appunto i tre sono puniti in modo sicuramente più scenografico, vogliamo dire, ma anche più grave. Ecco, allora chiudiamo questa introduzione, diciamo ancora una cosa su come viene descritto Lucifero. Allora, diciamo subito che Dante non concede nulla al grottesco, va bene? Ad esempio, nella Cappella degli Scrovegni a Padova c'è un affresco di Dante abbastanza celebre, di Giotto, c'è un affresco di Giotto abbastanza celebre in cui si vede chiaramente, no? Lucifero però dipinto in termini esageratamente caricaturali, mentre invece qui nel passo dell'inferno che andremo a leggere, che probabilmente venne composto negli stessi anni, no, in cui Giotto affrescava la Cappella degli Scrovegni, Lucifero viene dipinto in modo completamente diverso, cioè in modo orribile certamente, repellente, terribile, ma non grottesco. Dante non ne fa assolutamente una caricatura. Come vi dicevo prima, la caratteristica più evidente di Lucifero è la sua grandiosità. Non parlerei di grandezza, va bene, ma grandiosità tragica, terribile, certamente sì. Innanzitutto è una mole imponente dal punto di vista fisico, perché Lucifero viene detto che è molto più grande dei giganti, che appunto Dante aveva visto nel Pozzo dei Giganti. Poi Lucifero viene introdotto da un inno latino, come vedremo dopo cristiano, ma cambiato di segno, viene definito l'imperator del doloroso regno, e questo fa il paio, diciamo, con l'espressione del primo canto dell'inferno in cui Dio era stato definito quello imperator che lassù regna, E poi altre caratteristiche che in qualche modo si confanno alla grandiosità di Lucifero, grandiosità tragica, sono la meccanicità, non per nulla appare a Dante in lontananza come una macchina, viene paragonato a un mulino, che non si vede bene in giornate di forte nebbia. E poi ricordiamo anche la sua assoluta impassibilità. Sembra quasi non consapevole, sembra quasi inconsapevole di quello che sta accadendo. Lui continua a masticare in modo quasi meccanico questi tre peccatori, versa delle lacrime, non di dolore sicuramente, ma piuttosto di rabbia, di impotenza, dai suoi occhi, però. Non fa motto, non si muove quando Dante e Virgilio gli arrivano vicino e addirittura salgono sul suo corpo per scendere nella voragine infernale e poi voltarsi e risalire. Probabilmente non se ne accorge nemmeno, non fa nulla contro i due, non tenta nemmeno di impedirne il viaggio, come avevano fatto i suoi demoni, no? Ricordate tutti Caron Dimonio, con occhi di bragia che aveva rivolto parole sferzanti a Dante e a Virgilio. Lucifero non facendo, probabilmente non se ne accorge nemmeno. Quindi lui con i suoi occhi, vedete, i suoi occhi non guardano, come scrisse un critico, ma sono solo la via alle lacrime. Quindi una meccanicità, un'assoluta mancanza di volontà, come se anche lui facesse parte dell'inferno, come peccatore supremo che viene punito. Non dimenticate che era stato un angelo, no? Il più bello tra gli angeli, che poi si era, proprio per questo suo compiacimento, si era ribellato a Dio.
E poi c'è la descrizione dei due poeti attraverso, sì, la descrizione dell'uscita attraverso la Natura Alburella, di cui però parleremo la prossima volta. Si conclude così il viaggio di Dante attraverso l'inferno, che era durato esattamente 24 ore. Allora, prima di andare a leggere, diciamo, qualcosa sulla collocazione cronologica, allora, siamo, beh, come luogo siamo nel nono cerchio, quarta zona. Si discende quindi al centro della Terra, poi lungo il corpo di Lucifero, e poi, voltandosi, i due poeti risalgono nell'emisfero australe, finché escono appunto a rivedere le stelle e il cielo. Siamo alla sera del 26 marzo 1300, sabato santo, e sono passate circa 24 ore, quindi Dante ci mette 24 ore a fare il giro completo dell'inferno. Come detto, i peccatori sono i traditori dei benefattori totalmente immersi nel ghiaccio in varie posizioni. Qui la contrappasso è sempre quello che vi ho detto la volta scorsa, quindi il ghiaccio come simbolo, no? Della durezza di cuore, della mancanza di carità dei peccatori. Andiamo a vedere adesso pure la prima parte del canto e iniziamo al verso 1. I primi 9 versi, quindi dal verso 1 al verso 9, iniziano a descrivere, diciamo, si vede una prima apparizione in lontananza di Lucifero. E dice: Vexilla regis prodeunt inferni verso di noi, però dinanzi mira, disse il maestro mio, se tu il discerni. Allora, un'altra caratteristica di questo canto è il fatto che non ci sono descrizioni molto precise, va bene? E soprattutto poi Virgilio e Dante sono molto scarni nei loro interventi a parole, eh? Semmai domina un'atmosfera, come vedremo, di silenzio, di orrore, di paura. Il primo verso in latino, vedete, è l'unica citazione in latino che noi troviamo nell'inferno, mentre invece le citazioni di inni, di preghiere, di cantici, in latino saranno molto più, anche di salmi, saranno molto più diffusi, più frequenti nel purgatorio, nel paradiso, come è logico aspettarsi del resto. Allora, questo primo verso è una modifica, diciamo, di un inno cristiano che esiste davvero ed è usato ancora oggi nella Chiesa Cattolica. Si tratta di un inno composto da un autore medievale nel VI secolo, l'autore si chiama Venanzio Fortunato ed è il poeta che scrisse una serie di inni cristiani in latino. Si tratta di un inno alla croce, probabilmente ci sarà, credo, nelle vostre edizioni, guardate in nota. Leggiamone assieme i primi versi nell'inno originale di Venanzio Fortunato, che era vescovo di Poitiers. E quando venne mandata da Costantinopoli una reliquia del legno della croce di Cristo, cioè del legno della sacra croce, no? A cui sarebbe stato appeso Cristo sul Golgota, lui compose questo inno che nella sua prima strofa suona così. Andate a trovarvelo nella nota. Vexilla regis prodeunt, fulget crucis mysterium. Quo carne carnis conditor suspensus est patibulo. Quindi l'inno originario di Venanzio Fortunato alla croce dice: avanzano i vessilli, quindi le insegne, no? Del re, ovviamente si riferisce alla croce, no? Vessillo nel senso di simbolo. Risplende il mistero della croce per mezzo del quale il fondatore della carne, cioè Cristo, venne appeso a un patibolo per mezzo della sua carne. Allora, vexilla regis prodeunt. Nell'inno di Venanzio Fortunato l'espressione si riferisce a Cristo, re dell'universo. Mentre invece qui viene, vedete, c'è una modifica sostanziale perché Dante
cambia il testo e inserisce quel genitivo singolare inferni. Vexilla regis prodeunt inferni. Quindi tradotto sarebbe: avanzano i vessilli del re dell'inferno verso di noi. Quindi riprende sì l'inno celebre, no? Utilizzato, tra l'altro notiamo che veniva utilizzato nel Medioevo e in certe parti d'Italia anche ancora oggi, specialmente nel Sud Italia, durante la cerimonia del Venerdì Santo come si chiama? Dell'esposizione della croce. Cioè, quando al Venerdì Santo la croce viene prima velata e poi viene tolto il velo, ecco, durante questa occasione di esposizione della croce si canta il Vexilla Regis. Quindi c'è già un primo segno di regalità, però vedete, è una regalità tutta negativa, quella di Lucifero, re dell'inferno. Re umiliato, potremmo dire, no? È una regalità umiliata, sconfitta, sicuramente. Quindi c'è davvero un cambiamento di segno di cui la modifica di questo inno cristiano è simbolo evidente. Allora, qui è Virgilio che sta parlando, no? Il maestro mio, e dice: avanzano verso di noi i vessilli del re dell'inferno. Perciò guarda davanti a te se tu riesci a distinguerlo. Come quando una grossa nebbia spira o quando l'emisferio nostro annotta, par di lungi un molin che il vento gira, veder mi parve un tal dificio allotta. Poi per lo vento mi ristrinsi retro al duca mio che non lì era altra grotta. Allora, qui c'è una similitudine, no? Che paragona il fumo, la nebbia dell'inferno, a un giorno brumoso in cui appunto da lontano appare alla vista un mulino, la sagoma enorme di un mulino, che però si vede e non si vede, no? Nella bruma autunnale. Così anche la sagoma immensa di Lucifero che lui non riesce a vedere appieno, ma scorge appunto nella lontananza. Velata da questo fumo e dalla nebbia, dal buio che caratterizza l'inferno. E quindi dice: co come quando una fitta nebbia si leva, oppure quando il nostro emisfero, quindi l'emisfero boreale, entra nella notte, cioè quando scende il buio, appare da lontano un mulino che fa girare il vento, che produce il vento. Mi parve così di vedere allora un ordigno, un tale ordigno. Poi, a causa del vento, mi strinsi dietro a Virgilio, al mio duca, alla mia guida, poiché lì non c'era un altro riparo. Allora, la prima osservazione che possiamo fare è questa. Dante, non a caso, vedete, la prima immagine, e questo ci potrebbe un po' sorprendere, no? La prima immagine che Dante ci trasmette per raffigurare Lucifero è quella di un mulino, di un enorme ordigno, di un edificio, come lo chiama qui. E questo ci dà l'idea sia dell'immensità della mole di Lucifero, sia della sua meccanicità. Come vi ho detto prima, lui sembra quasi non avere volontà autonoma. Compie dei gesti meccanici, ripetitivi, a volte quasi bestiali, ma nel senso di animali istintivi, come quando a volte, in modo assolutamente inconsulto, graffia con una mano il corpo di Giuda. Ma sembra quasi che il re dell'inferno non abbia consapevolezza di quello che gli accade attorno. Prova ne è il fatto che quando i due poeti si aggrappano al suo corpo, non dice niente, non fa nulla. Ma proprio nemmeno un sussulto, va bene? Quindi è come se fosse stato privato di una sua volontà propria, punito anche lui. Pensate poi che questo potrebbe essere anche un contrappasso, perché lui fu in effetti un angelo che usò e come la sua volontà, no? Per organizzare la rivolta contro Dio, in seguito alla quale poi venne punito.
Ora proprio lui viene ridotto a una specie di simulacro di se stesso. E poi un'altra osservazione si impone. Vedete che Dante, per ripararsi dal vento causato dalle ali di Lucifero, che poi è quel vento che crea il ghiaccio, no? Del lago infernale di Cocito, si stringe dietro al suo maestro Virgilio. Ma come, si potrebbe obiettare, se Virgilio è un'anima, no? Dante è corpo, vivo, ma Virgilio è un'anima. Ecco, questa è una di quelle contraddizioni, chiamiamole così, no? In cui a volte cade il nostro poeta, hanno tutte una loro giustificazione poetica, però in effetti qui pare che Dante si faccia scudo di un corpo aereo. Procediamo pure. Dal verso 10 fino al 54, che è la parte che andremo a leggere ancora adesso, viene descritta la quarta zona dell'inferno, Giudecca, che evidentemente, come tutti si capite, si chiama così Giudecca dal nome di Giuda. Già era e con paura il metto in metro, là dove l'ombre tutte eran coperte e trasparien come festuca in vetro. Altre sono a giacere, altre stanno erte, quella col capo e quella con le piante, altra comarco il volto a pieri inverte. Allora dice: io mi trovavo e con paura lo metto in poesia, lo ricordo nella mia opera poetica, il metto in metro, laddove le ombre, cioè i dannati, erano ricoperte del tutto dal ghiaccio, e trasparivano come un fuscello, come una pagliuzza nel vetro. Vedete come solo questa terzina e quella successiva sono dedicate ai dannati. Quindi non c'è quella descrizione di solito molto estesa, no? Che si faceva della pena, a volte addirittura Dante stesso ci chiariva il contrappasso. Qui non c'è niente di tutto ciò, perché Dante in effetti ha poche alternative di fronte a questi dannati, eternamente fissi, no? Nella loro immobilità, nella loro punizione. Dante non ha altra alternativa se non semplicemente descrivere, quello che vede. Sono immobilizzati nel ghiaccio in varie posizioni. Quindi alcune sono sdraiate, siamo al verso 13, altre stanno in piedi dritte, una col capo, quindi a testa in su, l'altra a testa in giù, quindi con le piante coi piedi verso l'alto, un'altra ancora volge il volto verso i piedi come un arco, quindi sono curvati o verso avanti, no? Oppure all'indietro, in ogni caso assomigliano a un arco. Quando noi fummo fatti tanto avante, che al mio maestro piacque dimostrarmi la creatura che ebbe il bel sembiante, dinanzi mi si tolse e fe restarmi. Ecco dite dicendo ed ecco il loco ove convien che di fortezza tarmi. Allora dice, quando noi ci fummo fatti, quando ci fummo avanzati, no? Tanto che al mio maestro piacque di indicarmi Lucifero, verso 18 è una perifrasi, no? Per indicare Lucifero, la creatura che ebbe il bel sembiante. La creatura che ebbe un così bell'aspetto, perché ricordate che era il più bello degli angeli, e proprio per questo suo compiacimento, come Dante leggeva in alcuni teologi medievali, no? San Bonaventura, per esempio, Lucifero osò, il cui nome ricordate significa portatore di luce, tra l'altro, osò ribellarsi a Dio e per questo venne cacciato dall'Empireo. Dinanzi mi si tolse per restarmi, quindi si posizionò davanti a me Virgilio e mi fece fermare, dicendo: ecco dite, dite era un altro dei nomi, di Lucifero, ed ecco il luogo dove è necessario che tu ti armi di coraggio, ma non tanto per la visione in sé, che pure sarà terribile, quanto piuttosto perché Dante dovrà addirittura fisicamente aggrapparsi assieme al suo maestro Virgilio al corpo di Lucifero e scendere attraverso il corpo peloso appunto di questo mostro.
Com'io divenni allor gelato e fioco, nol dimandar, lettor, ch'io non lo scrivo, perché ogni parlar sarebbe poco. Io non morì e non rimasi vivo. Pensa oggimai per te, se hai fior d'ingegno, quali io divenni d'uno ed altro privo. Allora, qui c'è una delle abbastanza frequenti apostrofi, no? Che Dante fa al lettore, vedete, dice: come io, in che condizioni io divenni allora, no? Gelato e fioco, cioè ghiacciato, agghiacciato dalla paura e muto per il terrore, fioco nel senso che non parla. Non chiedermelo, lettore, poiché io non lo scrivo, dal momento che ogni parola sarebbe inadeguata. E anche questa è una figura retorica, no? Beh, a parte l'apostrofe, quindi lui che si rivolge al lettore. C'è anche la preterizione, detta anche aposiopesi. Aposiopesi sarebbe il termine tecnico, in latino preterizio, cioè quando si parla di qualcosa dichiarando in realtà di volerla passare sotto silenzio. Vedete? Lui qui dice: non chiedermi, lettore, perché non lo scrivo, no? Come io allora divenni, sì, ma dice di non volerlo dire, ma intanto però lo racconta, no? Vedete? Io non morii e non rimasi vivo, quindi io ero mezzo morto praticamente. Questo intero verso 25 è l'adattamento di una parola latina, no? Semivivus, mezzo morto. Pensa ormai da te, se hai un po' di ingegno, un po' di capacità immaginativa. Come io divenni privo, privato sia della vita che della morte. Lui rimane lì sbigottito, quasi ghiacciato per la paura, incapace di muoversi e incapace di far parola. Verso 28. Lo imperator del doloroso regno da mezzo il petto uscì a fuor della ghiaccia, e più con un gigante io mi convegno, che i giganti non fan con le sue braccia. Vedi oggimai quant'esser dè quel tutto che a così fatta parte si confaccia. Se i fussi bel com'egli è ora brutto, e contra il suo fattore alzò le ciglia, ben dee da lui procedere ogni lutto. Allora, dice l'imperatore, no? Quindi colui che regna nel regno del dolore, quindi nell'inferno, e qui vi ho detto che Lucifero viene presentato come antitesi di Dio, eh? Quello imperator che lassù regge, canto primo, usciva fuori dal ghiaccio, quindi dalla superficie del lago ghiacciato del Cocito, che lui stesso ghiacciava, no? Con le sue ali, col vento che veniva dalle sue ali, usciva dal ghiaccio, diciamo dal petto in su, quindi per metà era, come vi dicevo prima, nell'emisfero boreale, per metà nell'emisfero australe, eh? Quindi aveva la parte superiore nell'emisfero boreale e la parte inferiore nell'emisfero australe. Allora dice poi, verso 30, e più con un gigante io mi convegno, quindi io sono in proporzione, mi paragono più ad un gigante, più di quanto i giganti non facciano con le sue braccia. Quindi dice Dante: c'è più proporzione tra me, uomo, e un gigante di quanto ce ne sia tra un gigante e le braccia di Lucifero, che è come dire che le braccia di Lucifero erano tanto più grandi di un gigante quanto un gigante è tanto più grande di un uomo. Vedete come sia un'iperbole questa, no? Evidentemente una figura retorica, un'esagerazione, e non sono mancati purtroppo anche qui dei tentativi di calcolare quanto grande fosse Lucifero, il che capite è totalmente assurdo, perché l'intenzione di questo paragone che Dante istituisce non è certo quella di darci dei termini di misura. È quella di rendere appunto, anche in modo molto immaginifico, la grandezza, la mole smisurata di questo colosso, che prima era stato paragonato alla sagoma di un mulino.
vedi ormai quanto grande deve essere l'intero corpo che sia proporzionato a braccia simili, a braccia così grandi. Se egli fu così bello, ovviamente prima della caduta, come è brutto ora, e ciò nonostante si ribellò al suo creatore, è ben necessario che da lui provenga ogni male. Quindi le caratteristiche di Lucifero sono la sua grandiosità, anche proprio fisica, la sua assenza, diciamo, di volontà in qualche modo, no? La sua meccanicità, la ripetitività dei movimenti, ma anche ovviamente il suo aspetto orribile, la sua bruttezza, che è giusta punizione, anche questo si potrebbe intendere come una forma di contrappasso per contrasto, giusta punizione per il più bello tra gli angeli di un tempo. Oh, quanto parve a me gran meraviglia quando io vidi tre facce alla sua testa. Quindi lui si meraviglia molto, Dante, quando vide una sola testa, ma con tre volti. E anche qui capite che c'è un'antitesi evidente, no? Della Trinità Divina che riassume tre persone in un'unica divinità. Andiamo al verso 39. L'una dinanzi e quella era vermiglia. L'altra erano due che si aggiungevano a questa sovresso il mezzo di ciascuna spalla. E se giungeano al loco della cresta e la destra parea tra bianca e gialla, la sinistra a vedere era tal quali vengono di là onde il Nilo s'avvalla. Allora, qui descrive le teste e i tre colori, sì, perché ognuna delle tre facce, vero? Ognuna delle tre facce in quest'unica testa ha tre colori differenti. Allora, la prima testa, la prima faccia davanti, e quella era rossa, vermiglia, quindi rossa. Le altre erano due, che si aggiungevano a questa, quindi alla testa in mezzo, all'incirca a metà di ciascuna spalla. Vedete come la descrizione qui si fa molto precisa, e si congiungevano nella parte posteriore del capo, il loco della cresta, cioè dove alcuni animali appunto hanno la cresta, la criniera, e la destra mi sembrava di colore tra il bianco e il giallo, quindi è giallastra, giallo sbiadito, quella sinistra era tale a vedersi quali sono coloro che provengono dal paese da cui il Nilo scende verso valle, cioè gli Etiopi, ovvero era nera. Quindi la prima, la faccia centrale è rossa, una delle due laterali è giallastra, la terza è nera, proprio come il colore della pelle degli Etiopi, descritti con quella perifrasi ai versi 44 e 45. Andiamo al verso successivo. Sotto ciascuna uscivan due grandali, quanto si convenia a tanto uccello. Vele di mar non vidio mai cotali. Non avean penne ma di vipistrello, era lor modo, e quelle svolazzava, sì che tre venti si movean da ello. Quindi cocito tutto s'aggelava. Allora, sotto ciascuna faccia, naturalmente, uscivano due grandi ali, quindi sei ali in tutto. E ciascuna di queste ali era in proporzione a un essere alato così grande. Quindi erano ali simili ad ali di pipistrello, ma ovviamente enormi. È tutto in proporzione, no? in questo corpo smisurato. E infatti dice, io non vidi mai vele marine, vele di nave così grandi come queste ali. Non avevano penne, quindi, e qui sembra un dettaglio da niente, ma è molto importante perché c'è una distinzione con le ali degli angeli, naturalmente, no? La teologia immaginava gli angeli come esseri alati di solito, anche se esistono anche angeli senza ali,
ma insomma, anche nell'immaginario collettivo gli angeli avevano queste grandi ali con delle piume di vari colori. Lucifero no, eh? Quindi aveva delle ali lisce, potremmo dire, senza penne, simili a quelle del pipistrello. Vedete qui segnato con la grafia vispistrello, che è latineggiante, no? Dal nome Vespertilium, che indica il pipistrello, un animale della sera, vorrebbe dire questo nome. E quelle svolazzava, quindi qui c'è un uso transitivo, vedete, di svolazzare, quelle complemento oggetto. Quindi lui dibatteva le ali, tanto che tre correnti si muovevano da lui, certo, ognuna, ogni corrente per ogni paio di ali che lui muoveva. Per effetto di ciò, il lago di Cocito si ghiacciava tutto. Ed ora quindi noi possiamo rispondere a quella domanda che Dante aveva fatto a Virgilio nel canto precedente, quando gli aveva chiesto al verso 104 e seguenti, no? Del canto 33, Maestro mio, questo chi muove? Non è qua giù ogni vapore spento? E lui aveva risposto, Abbaccio sarai dove? Di ciò ti farà l'occhio alla risposta, veggendo la cagion che il fiato piove. Ed eccola qui, no? La cagion che il fiato piove, le ali di Lucifero, che muovendosi provocano appunto il ghiaccio infernale, il vento che poi gela il lago del Cocito. Con sei occhi piangea e per tre menti gocciava il pianto e sanguinosa bava. Da ogni bocca dirompea coi denti un peccatore a guisa di maciulla, sicché tre ne facea così dolenti. A quel dinanzi il mordere era nulla verso il graffiar che talvolta la schiena rimanea della pelle tutta brulla. Allora, dice, con i suoi sei occhi piangeva, vedete che appunto Lucifero non sembra non vedere, perché non si accorge nemmeno dei due, però piange non tanto per il dolore, probabilmente, come qualcuno ha sottolineato, ma per la rabbia di essere stato sconfitto, per il senso di impotenza, no? Anche che gli deriva da questa situazione, e per i suoi tre menti, i tre menti delle tre facce naturalmente, gocciolava il pianto e la sua bava mescolata di sangue. Ovviamente è il sangue dei tre dannati maciullati che esce mescolato a bava di Lucifero dalle tre bocche. Poi, con ogni bocca lui stritolava con i denti un peccatore a guisa di maciulla, come se fosse una gramola. Era uno strumento in legno abbastanza usato nel Medioevo in agricoltura che serviva per frantumare, per maciullare appunto, di solito delle erbe, dei grani. Sicché tre ne facea così dolenti. Quindi in questo modo lui provocava dolore a tre peccatori. A quel dinanzi il mordere era nulla, quindi per il peccatore nella bocca davanti, si tratta di Giuda, il fatto di essere morso da Lucifero non era niente in confronto al graffiare, tanto che talvolta la sua schiena rimaneva tutta scorticata dalla pelle. Ecco qua, Giuda non solo viene masticato in modo più doloroso degli altri due perché lui si trova conficcato nella bocca di Lucifero e viene masticato da quella parte, ma qualche volta con scatto quasi animalesco, no? E inconsulto, Lucifero lo squarta sulla schiena, lasciandogliela priva della pelle in qualche modo. Andiamo a leggere fino al verso 67, quindi chiudiamo la prima parte oggi. Quell'anima lassù che ha maggior pena,
disse il maestro, è Giuda Scariotto, che il capo ha dentro e fuor le gambe mena. Degli altri due che hanno il capo di sotto, quel che pende dal nero ceffo è brutto, vedi come si storce e non fa motto. E l'altro è Cassio, che parsi men brutto. Ma la notte risorge ormai, è da partir che tutto avem veduto. Allora, dice quell'anima lassù, in mezzo, perché è proprio posto nella bocca principale, quella rossa, no? Che ha una punizione maggiore rispetto agli altri due, perché viene, oltre che masticato, anche graffiato, è Giuda Iscariota, l'apostolo, no? Traditore per 30 denari d'argento di Cristo, che ha il capo dentro, quindi nella testa, nella bocca proprio di Lucifero, e muove le gambe al di fuori. Gli altri due invece hanno una posizione contraria a lui, perché dice degli altri due che hanno il capo di sotto, quindi che sporge dalle bocche di Lucifero perché vengono masticate dalla parte delle gambe, quello che pende dal nero ceffo, cioè dalla faccia nera, è brutto. Vedi come si contorce eppure non fa parola. Questo verso 66 è quello a cui alludevo prima, no? Vedi come si torce e non fa motto, imperturbabile. Non che questo significhi una qualche ammirazione di Dante per Bruto, come è stato detto. Però sicuramente rispetto agli altri due, il personaggio di Bruto è quello che ha una sua minima caratterizzazione. In questo aspetto che noi abbiamo riconosciuto nei magnanimi, appunto, l'imperturbabilità al dolore. Vale per gli spiriti magni, ma vale anche per altri dannati, pensate a Farinata degli Uberti, no? Che sembra quasi aver l'inferno a grandi spitto, si innalza, si erge statuario, no? Nella sua buca di fuoco. Ecco, Bruto, proprio perché Cicerone e Lucano sono le due fonti che Dante leggeva, Bruto veniva presentato ora come parricida, quindi in toni negativi, ora invece come vendicatore della libertà repubblicana. Poi c'è Cassio, no? Che sembra così robusto. E poi Virgilio conclude dicendo, ma la notte ora ricomincia e ormai è necessario ripartire poiché abbiamo visto tutto, in modo abbastanza sbrigativo. La parte successiva poi parla dei due poeti che escono dall'inferno attraverso il corpo di Lucifero e poi attraverso la famosa Natural Burella. Di questa parte appunto noi andremo a vedere il commento in una prossima lezione, molto presto. Arrivederci.